Eccoci insieme per ritornare sui temi della partita di ieri, in attesa di conoscere il nome del prossimo e ultimo avversario, per fortuna, nel senso che comunque comincia a essere un torneo piuttosto impegnativo per i nostri, e abbiamo visto ieri anche dal punto di vista della condizione fisica come abbiamo pagato dazio a un torneo che, come sempre capita per europei e mondiali, è particolarmente stressante, particolarmente difficile. Poi oltretutto questo è stato congegnato nella meravigliosa configurazione dell'itinerante, che veramente ha semplicemente contribuito ad aumentare il massacro dei giocatori, perché comunque da un punto di vista medico un preparatore sportivo potrà dirvi che il viaggio è stress, il viaggio è una parte delle energie che vanno recuperate. E quindi questa cosa veramente speriamo non si ripeta più, perché è stata una pessima idea, e dalla prossima volta però si ritorna, li fanno in Germania fra 3 anni a questo punto, perché saranno nel 24. Vabbè, intanto pensiamo a questi. Allora, il giorno dopo le considerazioni che si possono fare sono più razionali e un po' meno emotive. È chiaro che ieri, dopo tutta la battaglia, dopo i 120 minuti, dopo i calci di rigore, andare a analizzare nello specifico le nostre mancanze piuttosto che la bravura loro, eccetera, sarebbe stato veramente un esercizio di grande, come dire, raccoglimento interiore, cosa che il nostro commissario tecnico è riuscito a fare. Però ecco, ci sono state tante cose che hanno messo, come dire, un po' in ombra la nostra nazionale, ma allo stesso tempo io credo che non sia del tutto da buttare via la prestazione dell'Italia. Se andiamo a guardare i numeri, vediamo che più o meno abbiamo tirato in porta lo stesso numero di volte, loro una volta in più, una volta in meno, ma grosso modo siamo lì. È chiaro che questo non basta per analizzare la partita, questo non basta per darci l'immagine della gara, perché poi guardandola ci si può rendere conto di tutte quelle sensazioni che sono emerse, cioè la sofferenza, la fatica, il fatto di dover correre dietro il pallone, che è una cosa non banale, ed è una cosa che ti sfianca alla lunga, perché devi correre tanto, perché subentra anche un po' quel senso di impotenza nel non riuscire a recuperare il pallone, e quindi dover continuare a stare attento a dove corre la palla, stare attento ai movimenti che fanno i giocatori avversari, perché quella di ieri è stata una versione della Spagna estremamente bella da vedere, poco efficace per fortuna nostra, ma indubbiamente affascinante dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista della tecnica. È sembrata, con interpreti diversi e caratteristiche diverse, un po' quella Spagna. Poi, per fortuna, non lo è, e comunque anche quella Spagna, se ricordate, se andate a vedere un po' le statistiche, vinceva tante partite 1-0, perché aveva una difesa che si poggiava non solo sul fatto che il pallone ce l'ho io e quindi non ce l'hai tu, ma anche su giocatori forti, e aveva delle soluzioni offensive che andavano a ricercare spesso non il ruolo di centravanti, seppur avessero un Fernando Torres, che male non, proprio non era, ma anche delle soluzioni alternative, come ad esempio nella finale di Kiev giocarono con Fabregas finto centravanti. Ieri ci hanno riprovato con questa scelta, che è caduta su Dani Olmo, il quale ci ha fatto vedere veramente i sorci verdi. Dani Olmo ha giocato una grandissima partita, la miglior partita dell'Europeo. Questo è il tipo di prestazioni che lui solitamente faceva all'Under 21, dove si vedeva che era già un giocatore di livello superiore. È stato bravissimo nei movimenti, è stato bravissimo nello smarcamento, nel dribbling, nella gestione del pallone. Per fortuna non è stato bravo nella conclusione, perché ha avuto un'occasione nel primo tempo, parata da Donnarumma, e un'altra nel secondo tempo che è terminata a lato. Per fortuna nostra, diciamo, Dani Olmo non è propriamente un cecchino, però è indubbiamente un giocatore che ti fa guadagnare spazio, che crea la superiorità numerica, e questo non è poco. Ecco perché ai tempi io, diciamo, mi ero augurato che potesse arrivare al Milan, poi dopo le cose sono andate diversamente, anche per scelte legittime del ragazzo. E adesso se lo godrà il Lipsia, ma è un giocatore che secondo me ha ancora margini di crescita, proprio se riuscirà ad aumentare la sua cattiveria sotto porta. Ma non diventerà mai un goleador, però può migliorare, ecco, da questo punto di vista.
Abbiamo sofferto molto Dani Olmo, abbiamo sofferto molto a centrocampo, come dicevamo ieri, bloccati i rifornimenti a Jorginho e Verratti, abbiamo messo, diciamo, in balia degli avversari, in mani loro, tutta la partita, perché la nostra costruzione del gioco parte da lì, parte dagli scambi brevi, parte dalla possibilità di fare questi scambi non solo centralmente ma anche muovendosi a destra e a sinistra. Tutto questo ieri non è accaduto, perché dopo inevitabilmente è subentrata anche una condizione psicologica, secondo me, che ha impedito di alzare il pressing anche quando lo si voleva fare con maggiore intensità. Non che non sia stato fatto, attenzione, perché noi per diversi momenti della partita abbiamo provato a prenderli più alti, abbiamo provato a rischiare, abbiamo voluto rischiare, perché è chiaro che se tu fai un pressing alto con questa squadra, con due passaggi riescono ad andare in porta, eludendo la tua prima pressione, e a quel punto sei spacciato, o per meglio dire potresti essere spacciato, perché dopo, ripeto, abbiamo visto l'inconsistenza spagnola ieri sotto porta. Però allo stesso tempo quello che mi ha sorpreso è che da un lato abbiamo trovato una Spagna inconsistente sotto porta, dall'altro abbiamo trovato una Spagna che però difensivamente ha comunque tenuto abbastanza bene. Poi ci leghiamo anche al discorso nostro del centravanti, perché anche in occasione del gol l'intervento di Laporte su Immobile è comunque un intervento pregevole. Dopo che mette il pallone sui piedi di Chiesa ci sta anche un po' di casualità in mezzo, però resta il fatto che sempre con questa tendenza ad avere una squadra molto corta, se voi guardate i primi 20 minuti di partita le due squadre sono racchiuse davvero in 30 metri, anche meno forse, e squadra corta, difesa alta, difesa che partecipa anche all'appoggio, spesso ci sono state delle azioni di scarico verso il terzino, verso il difensore. Poi quando ci siamo sistemati, cioè vuol dire dalla metà del secondo, dalla seconda metà del secondo tempo fino ai supplementari, vuoi per i cambi, perché era inutile tenere in campo Verratti, vuoi per un nuovo assetto più attento nella zona centrale, che è una zona che abbiamo sofferto per praticamente 95 minuti, siamo stati un po' meno in sofferenza, ecco, un po' meno in sofferenza. Poi nell'azione del gol della Spagna ci sono due errori: il primo è che centralmente Morata va a prendere la palla sulla tre quarti, e poi il secondo è Chiellini che se lo perde vedendoselo arrivare alle spalle. Può capitare naturalmente anche a un enorme difensore come Giorgio Chiellini, il quale insomma lì è incappato in un errore che può essere dato dalla stanchezza, dalla velocità di esecuzione dell'azione, perché poi c'è un'altra componente importante: il triangolo tra Morata e Dani Olmo è di altissimo livello. Giocare un pallone a quella velocità in quella zona di campo non è una cosa banale. Ricorderete quando parlammo in occasione del Milan e in occasione dei racconti e degli insegnamenti di Marcelo Bielsa proprio di questa cosa, cioè della capacità di muovere velocemente il pallone al limite dell'area, che ti crea una superiorità che per gli avversari diventa difficilissima da leggere. Ecco, lì è successa questa cosa. Poi c'è però un'altra componente, e veniamo anche al tema dolente dei centravanti italiani. Intanto vedo un sacco di bandiere dell'Italia in giro, e questo è tutto molto bello, come direbbe Bruno Pizzul oppure il nostro amico Daniele. Il primo controllo di Morata in corsa è un controllo di altissima qualità, forse è passato un po' inosservato, ma andatevelo a riguardare. È un controllo di altissima qualità, lui ammorbidisce il pallone accompagnandoselo e portandoselo in avanti, poi dal destro se lo porta sul sinistro e segna. Morata è un attaccante di grandissima qualità, di grandi doti tecniche, non sempre però accompagnate, anzi direi in alcuni momenti della sua carriera non accompagnate da quella ferocia che probabilmente è un limite caratteriale che il ragazzo ha, e per questo è anche stato molto difeso da Luis Enrique nel corso di questo torneo. Ecco, quel controllo lì, se l'avessero avuto i nostri centravanti, probabilmente ieri avremmo parlato di un'altra partita. Adesso non voglio naturalmente tirare la croce addosso a Immobile e Belotti, però è evidente che in un complesso di squadra dove la qualità media si sta alzando, dove ci sono dei palleggiatori, ma dove ci sono anche dei terzini che aiutano in palleggio, perché anche la sicurezza di Di Lorenzo, ad esempio, non è banale, anche la qualità di Spinazzola naturalmente, ma anche la qualità di Emerson, che ieri è andato via in un paio di circostanze dimostrando di avere un piede comunque educato. Non parliamo di Insigne, non parliamo di Chiesa, che è un giocatore tra l'altro che riesce a creare spazio muovendo il pallone, che è una cosa molto particolare. Ecco,
in questo contesto questi nostri due centravanti purtroppo sono Croce e un pochino di Delizia. Dico un pochino di Delizia perché? Perché a me ieri Belotti non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto come è entrato in partita, non mi è piaciuto perché avrebbe potuto correre un po' di più, secondo me, e infastidire un po' di più in prima impostazione la Spagna. È chiaro, non è un velocista, questo lo sappiamo, però è un giocatore che secondo me può essere più fastidioso, poteva metterci qualcosa in più. Ciro, perché dico un po' di Delizia? Perché comunque anche ieri, così come col Belgio, dove non ha giocato due buone partite, sia ben chiaro, riconosciuto da tutti, e anche il cambio di Mancini è significativo in questo senso, addirittura con l'introduzione di un finto centravanti. Ecco, lì è stato l'unico momento dove abbiamo un po' sofferto, perché comunque non c'era un riferimento centrale, perché bene o male Immobile teneva sempre un po', diciamo, sull'attenti, soprattutto Laporte, che doveva coprire Rui García naturalmente. Ha avuto qualche minimo spunto, è stato comunque lui a dettare il passaggio in occasione del gol. Ecco, voglio comunque sperare in un ultimo colpo del nostro Ciro. Perché dico questo? Perché io ho convinto che ieri sarebbe potuta essere una partita adatta a lui, invece è stato un po' disattento, due o tre fuorigiochi sono nel primo tempo. È vero che comunque si muove tanto, corre tanto, fa tanto, però poi dopo i limiti tecnici purtroppo sono evidenti per un giocatore che è uno straordinario finalizzatore, ma che non è per questa nazionale l'attaccante adatto. Questo è il punto. Probabile che in futuro, adesso non lo so come evolverà la carriera di Raspadori, ma è possibile, più che probabile, è possibile, diciamo, che in futuro il centravanti della nazionale diventi, se non Raspadori, un giocatore come Raspadori, cioè un giocatore associativo con il resto della squadra, un giocatore di tecnica, un giocatore che possa veramente dialogare fornendo una linea di passaggio in più, perché poi succede anche naturalmente che al terzo stop sbagliato i compagni non te la passano più. Succede anche questo, ma è normale. E allora questo è l'ultimo passaggio che dobbiamo fare, poi naturalmente dovremmo trovare anche un sostituto di Chiellini, poi a stretto giro di posta anche probabilmente uno di Bonucci, ma al di là, diciamo, di queste sostituzioni, io, ecco, in difesa credo che potremmo avere dei buoni ricambi, non ancora a livello, diciamo, di esperienza di Giorgio Chiellini, ma secondo me Bastoni può essere un bel giocatore lì, Mancino, no? In mezzo, un giocatore, insomma, di personalità che farà la sua esperienza. Però davanti c'è bisogno di trovare una soluzione. Ieri è mancata molto questa cosa, e in più poi, diciamo, in generale anche ieri abbiamo di nuovo alimentato un po' il fuoco della discussione legato al discorso che creiamo ma non finalizziamo per quanto creiamo. Ieri abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo fatto sempre la scelta sbagliata all'ultimo momento, tranne in quella circostanza con Berardi, che ha concluso di destro, ma lì non è che potesse fare altro. Si era detto che arrivava Emerson, ma c'era anche Azpilicueta su di lui, quindi non poteva darla in mezzo, e poi comunque un attaccante da lì tira, c'è poco da fare. Ma altre volte, penso allo stesso assist di Berardi per Bernardeschi, che poi la tocca di tacco, Pessina era in ritardo, non era la giusta combinazione, tante situazioni, insomma, pensiamo anche nel primo tempo, dopo tre minuti il palo di Barella era fuori gioco, ma poi dopo c'è stata l'occasione con l'uscita di Unai Emery su Emerson e lì Immobile ha sbagliato perché doveva darla subito, e lì lo scarico era facile perché Immobile doveva vederlo Barella. Vabbè, comunque tanti momenti della partita dove non siamo stati ancora una volta concreti. Ora mancano 90 minuti o 120, quello che sarà, è chiaro che adesso ormai questi sono discorsi semplicemente di analisi e di approfondimento rispetto alla partita di ieri. Quello che si è fatto, e diciamo questi discorsi possono valere per da lunedì in poi, quindi per la Nations League, poi per le qualificazioni mondiali, poi naturalmente tutti speriamo tra un anno e mezzo e mondiali in Qatar. Però ecco, sono dei punti che ieri sono emersi e che vanno un po' registrati, al di là di tutto il discorso sul gioco, sul tiki-taka, su quello che è. Non possiamo competere ancora con loro su questo, e forse su questo piano potremo non competere mai con loro, perché è una scuola diversa, perché questo tipo di calcio, questo lo fanno da 15 anni, noi abbiamo appena iniziato, ma noi non dobbiamo copiare loro,
perché io sentivo già parlare di questa cosa ai tempi di Prandelli, dobbiamo fare come la Spagna. No, noi non dobbiamo fare come loro, noi dobbiamo fare come vogliamo noi, mescolando la modernità, come diciamo ieri sera, a comunque sempre un impianto di gioco che consenta di avere quella cosa che poi, soprattutto nei tornei nazionali, e l'Inghilterra lo dimostra, ti porta ad arrivare fino in fondo, e cioè una fase difensiva all'altezza. Aspetto i vostri commenti e ci sentiamo questa sera dopo Inghilterra-Danimarca, e così parliamo del nostro prossimo avversario.